Ciao a tutti ragazzi, bentrovati sul mio canale. Come sempre, se non l'avete fatto ancora, iscrivetevi al canale, selezionate la campanella se volete le novità e mettete un like se vi piace questo video. L'iscrizione è fondamentale, è gratuita, quindi se non l'avete fatto e vi piacciono i miei contenuti potete iscrivervi. Oggi volevo fare un video che non ha nulla a che fare con la tech. Sostanzialmente è un video in cui vi volevo far conoscere un posto della mia, diciamo, ridente città, le zone in cui ci si può avvicinare a questo luogo con i nostri mezzi, con i nostri camper. Parlo del lago di Bolsena. Molti di voi conosceranno il lago di Bolsena, ci saranno già stati, ma molti non lo conoscono. Questo video è dedicato sostanzialmente ai miei iscritti che sono lontani da Viterbo, quindi magari anche a chi non è mai venuto, non conosce questo posto. Volevo farlo partecipe di quello che io faccio magari ogni tanto, anche infrasettimanalmente, quando ho possibilità di spostarmi col camper, mi reco, diciamo, presso il lago e faccio un pochino di attività proprio sul lago. Il lago di Bolsena ha una forma pressoché rotonda, tipica delle sue origini vulcaniche, ha due isole e un fiume emissario, un'area totale di 113 km quadrati. Il lago di Bolsena è il quinto lago per dimensioni in Italia e, se non erro, dovrebbe essere il più grande lago di origine vulcanica. Trova a 300 metri sul livello del mare, 305 metri più o meno, ed ha una profondità massima di 151 metri. Due isole sono l'isola Bisentina e l'isola Martana. Diciamo subito col dire che il lago di Bolsena ha quattro zone, diciamo, circostanti, che sono le più turistiche. Una da cui prende il nome il lago, quindi è proprio Bolsena. Poi abbiamo Marta, Capodimonte e Monte Cascone. Queste, diciamo, che sono le quattro zone intorno al lago, quelle un pochino più famose. Questi sono i quattro posti di cui cercherò di parlarvi e di portarvi con me magari in bici a fare una passeggiata per vederli insieme. Due isole che si trovano all'interno del lago di Bolsena sono l'isola Bisentina e l'isola Martana. Praticamente l'isola Martana è quella che sta vicina al versante, ovviamente, della città di Marta, mentre la Bisentina è quella che sta nella località di Capodimonte. Stanno praticamente una avanti e una dietro in prospettiva e sono vicine alle loro località. Intorno al lago di Bolsena si trovano due promontori, i Monti di Bisenzio e i Monti Volsini. L'isola Martana praticamente è stata acquistata da un privato, quindi non è possibile andarla a visitare, ma credo, mi informerò meglio, che si possono fare diciamo delle visite guidate a pagamento partendo dalla riva di Marta o di Capodimonte. Uno dei laghi più puliti d'Italia in realtà, quindi è totalmente balneabile e, diciamo, proprio per le sue caratteristiche ha delle spiagge che non sono proprio super sabbiose, ma ci sono sia zone sabbiose, sempre abbastanza una sabbia grossolana, che zone meno sabbiose, quindi troviamo tutte e due. Sostanzialmente ha delle rive molto basse, quindi ci possiamo andare con i nostri bambini oppure possiamo andare a fare dei bagni, anche se non siamo proprio esperti nuotatori. Detto questo piccolo preambolo, vorrei parlarvi soprattutto oggi di Monte Cascone, che è dove mi trovo adesso. Ora aprirò la porta, andremo fuori e andremo a vedere quello che potete fare se volete venire a Monte Cascone a farvi una passeggiata sul lago. Monte Cascone si trova più alto del lago, quindi voi arriverete a Monte Cascone e dovrete scendere proprio per una strada che vi porta poi al lago. Per andare proprio al paese di Monte Cascone poi bisognerà prendere comunque per forza la vettura o con il camper e tornare su. Però io voglio parlarvi del Monte Cascone sul lago. Quindi vedremo insieme quali sono le attività che potremmo fare sul lago. Andiamo insieme, faremo un giro in bici e vi farò vedere questo percorso e vi farò vedere anche un'area attrezzata dove io ogni tanto mi alleno. C'è anche un parco per bambini, ci sono dei giardini,
quindi è molto turistico. Andiamo a vederlo. Ecco, questo è il posto dove ho parcheggiato. Praticamente siamo proprio adiacenti alla spiaggia, vicinissimi a pochi metri dal lago. Adesso apriamo la porta e andiamo fuori. Vediamo lo spettacolo del lago di Bolsena, il versante, diciamo, di Monte Fiascone. Eccoci qua, vicinissimi. È possibile parcheggiare effettivamente in molti posti adiacenti al lago. Questo è quello che vediamo semplicemente parcheggiando dalla strada. Uno spettacolo. Là in fondo vedete l'isola Martana, mentre, non so se si vede bene, eccolo là, quello è uno dei promontori che avevo detto prima, la parte, diciamo, che è adiacente alla zona di Monte Fiascone. Adesso ci avviciniamo. Ok ragazzi, siamo pronti per la partenza. Ho appena installato la mia super telecamera sul caschetto. Ora procederemo a scaricare la bici totalmente muscolare, perché qui si va per faticare, e faremo il nostro giro qua intorno. Vi farò vedere dei posti dove andare. Praticamente vedo se riesco a farvelo. Questo è la parte del lago che va verso il paesino di Monte Fiascone, quindi noi dovremmo girare tutto intorno al lago. In questo punto arriveremo là, saliremo su e andremo praticamente dentro a quel promontorio là. Quindi adesso scarichiamo la bici e partiamo. Music licensing reimagined. Inseriamo l'allarme e si parte. Music licensing reimagined. Ok, si parte. Questo Questa è la strada che costeggia il lungo lago, nella parte dove è possibile parcheggiare qualche cosa su questi spigliazzi che ci sono.
Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Qua a sinistra. Artlist.io. Artlist.io. Qua troviamo quest'area giochi riservata ai bambini. Come vedete ci sono gli scivoli e tutto il resto. Più in fondo invece andremo a vedere l'area allenamento. Invece abbiamo l'area attrezzata con diversi macchinari che vedremo dopo, dove ci farò un piccolo allenamento come sempre. Questo è il parco attrezzato di Monte Fiascone. Ok, a questo punto continuiamo la nostra bella camminata. Di qua potete vedere che c'è un'area sosta chiamata Agricamping Monte Rotondo, che è questa qua, e è praticamente di fronte al lago.
arrivati qua. Questa è la barra che vi dicevo prima, che prevede l'ingresso di bici e pedoni, viene aperta solo per l'ingresso dei mezzi delle persone che hanno qua le terre, quindi devono lavorare la terra oppure hanno delle proprietà. Quindi questo è proprio semplicissimo e è proprio molto molto semplice, perché è tutta pianura ed è praticamente non pericoloso perché non ci sono vetture all'interno. Ok, arrivati a questo punto, non si può più continuare dritti là, verso destra, quindi gireremo alla nostra destra, prenderemo questa strada, qua comincerà un po' di salita, un bel po' di salita, che finirà praticamente sulla strada principale che va a Bolsena se giri a sinistra, o a Montefiascone se giri a destra. Noi ovviamente andremo a destra perché abbiamo parcheggiato il nostro camper a Montefiascone. Detto questo, diciamo che abbiamo impiegato circa 25 minuti per arrivare a questo bivio, quindi se voi volete da qua tornare indietro, quindi fare solo pianura, potete tornare indietro da qua e impiegherete più o meno 50 minuti, perché 25 andate, 25 avvenite, grandi linee, sono 50 minuti a mo' di passeggiata. Ora io proseguirò dritto, andremo a fare la salita e usciremo praticamente sulla strada che vi dicevo prima. Scherza più. Buongiorno. Questi sono i posti dove chi
Sergio, contento perché viene sul mondo. Buongiorno. Quando vedete questo spiazzo con questo albero, praticamente la salita è quasi finita, ovviamente la salita è sterrata. Cominciamo ad immetterci sulla strada asfaltata. Andiamo praticamente a Bolsena e ci aspettano diversi chilometri di strada. Se invece da qua ora giriamo a destra, stiamo praticamente andando verso Monte Fiascone, quindi entreremo quasi a Monte Fiascone e poi scenderemo dalla strada principale. Vi farò vedere anche una scorciatoia, volendo, leggermente prima di Monte Fiascone, dove è possibile scendere da una strada bianca. Il cartello di Monte Fiascone, che stava indietro un centinaio di metri, sulla destra trovate questo cartello se venite da nord, o questo cartello se venite da sud. Questo è Via Coste, credo che si veda, questa Via Coste, chiesa San Pancrazio. Ok ragazzi, questa è l'area attrezzata di Monte Fiascone. Monte Fiascone è la parte sul lago, quella che dicevo prima. Troviamo un sacco di belli attrezzi, li vediamo. Abbiamo di là la parte degli attrezzi, diciamo, non impegnativi, quindi se uno fa un minimo di attività fisica questi neanche li guarda, però ci sono.
Poi abbiamo la scala orizzontale, abbiamo già degli atleti che le stanno utilizzando, abbiamo le parallele e abbiamo gli anelli che non in tutti i campetti troviamo, anelli e sbarra, quindi è un campo abbastanza completo e ve lo consiglio. Spero che questo video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto mettetelo nei commenti, se volete vedere qualche altra località intorno al lago aggiungetelo ai commenti e sarò ben contento di fare un video al riguardo. Quindi con questo vi saluto, ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti ragazzi! Music licensing reimagined.
Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mettetelo nei commenti. Se volete vedere qualche altra località intorno al lago, aggiungetelo ai commenti e sarò ben contento di fare un video al riguardo. Quindi, con questo vi saluto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi.